Felice Cavallaro, giornalista e scrittore, per Solferino pubblica Sciascia l'eretico, benvenuto Felice. Antonio Talia, giornalista d'inchiesta, corrispondente da Pechino per varie testate, ha scritto Statale 106, viaggio sulle strade dell'Andrangheta per Minimum Faz. Allora Cavallaro, partiamo dal suo libro, perché partiamo dai tempi addietro. Allora, la figura di Leonardo Sciascia, ci ricorda chi era? Leonardo Sciascia è, io l'ho definito l'eretico nel libro, ma è eretico... significa anche un po' il contrario, credente, perché Sciascia credeva nella religione della ragione e della verità. E Sciascia, per questa sua decisione, finiva per trovarsi spesso contro tutte le parrocchie, civili, sociali, intellettuali, politiche, e per questo è una voce, come dire, che in fondo manca, come quella di Pasolini, dicono tanti. E hanno ragione, perché se avessimo ascoltato Sciascia su tante cose, io lo so che finiremmo per parlare dei professionisti dell'antimafia, quindi parliamone subito, se vuoi. Però... Allora, dunque, per lui, una domanda prima. Cos'era la mafia per lui? E dopo ne discende cosa erano i professionisti. La mafia è qualcosa che... ha a che fare con il potere. Se non c'è un rapporto fra la mafia e il potere, la mafia è un'altra cosa. La mafia cerca di dominare la società, di controllare perfino le coscienze, ed è quello che lui ha cercato di raccontare già negli primi anni 60 con Il giorno della civetta, con A ciascuno il suo, facendo scoprire all'Italia che cos'era la mafia, ponendola come questione nazionale. E quindi, grazie a quest'uomo, abbiamo scoperto la mafia, ma abbiamo scoperto anche Tangentopoli, perché L'Onorevole, che è una commedia che molti non hanno letto, è stata scritta nel 66 e parla di un professore che diventa onorevole, arriva al Parlamento, ma nella sua famiglia, nella sua città cambia tutto, perché ha amministrato male. E se l'avessimo ascoltato, insomma, Di Pietro ci è arrivato nel 92. Allora, fermiamoci prima dei professionisti. Andiamo nella Statale 106, che è una inchiesta molto forte che Minimum Faz pubblica. Allora, 104 chilometri di statale, la Statale 106, è una strada che lei ha deciso di raccontare perché? Perché intanto è una strada che conosco, perché sono di Reggio Calabria e la percorro da sempre, ma soprattutto perché poi, avendo avuto prima un'esperienza come... corrispondente internazionale, mi sono reso conto che tutta una serie di fili criminali all'estero, ma davvero in tutti e cinque i continenti, riportavano per qualche ragione a quei 104 chilometri. E quindi ho pensato che sarebbe stato importante cercare di capire come mai questa densità. Cosa succede nella Statale 106? Ma intanto, ovviamente, San Luca ci riporta a Duisburg e alla strage di Duisburg, che è quella che ha fatto conoscere la parola 'ndrangheta a livello europeo. Però ci sono molti altri fili più invisibili che portano, per esempio, a Hong Kong. Ci sono delle operazioni di riciclaggio che partono da un paese che si affaccia sulla Statale 106, arrivano alle cosche della 'ndrangheta in Lombardia e poi attraverso vari giri arrivano fino a Hong Kong. Ovviamente... ci sono poi anche dei fili che portano in Europa centrale, in Europa dell'Est. Oggi è stato arrestato un commercialista, non sulla Statale 106, ma a Bucarest, coinvolto in un giro di cooperative false che da Como, e con una corrispondenza poi delle famiglie 'ndranghetiste che stavano ovviamente in Calabria, riusciva anche lì a movimentare un giro da alcune decine di milioni di euro. La 'ndrangheta ha superato in qualche modo come potenza economica la mafia siciliana? Credo che, non lo dico io, sono i rapporti del Viminale che ogni anno lanciano, appunto, i rapporti sulla criminalità organizzata, lanciano allarme sostenendo che la 'ndrangheta è, ahimè, la criminalità organizzata più potente che abbiamo in Italia. Nei romanzi Sciascia suggerì l'idea, no? Seguire i soldi. Sì, sin dal giorno della civetta questa è l'idea di tentare di trovare il modo per combattere la mafia seguendo i soldi. Ed è quello che in Italia si riuscì a fare soltanto dopo il 1992, dopo i lutti, i disastri del 1982, cioè l'uccisione di Pio La Torre, il sacrificio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie, del gente di scorta. Soltanto dopo il Parlamento ha approvato le leggi per poter mettere le mani dentro i portafogli dei mafiosi. Ma come ha detto Piero Grasso 5 anni fa, a 25 anni dalla morte, adesso siamo a 30,
è stato invitato da me in Fondazione Sciascia Racalmuto e Piero Grasso ha detto, Sciascia indicò la strada da percorrere, i flussi finanziari, e Falcone lo fece. Adesso l'ha detto Grasso, io ci credo. Allora, i professionisti dell'antimafia. Altra espressione. Come dicevo, Sciascia aveva indicato con tanto anticipo tanti problemi. E quindi Tangentopoli 20 anni prima, e così è accaduto con i professionisti dell'antimafia. Ha capito che dentro il pianeta antimafia, nel quale tutti vorremmo riconoscerci in pieno, che dovrebbe essere una cosa cristallina, ecco, all'interno nascono, possono nascere anche degli interessi privati, delle lobby di potere, persone che cercano di costruire soltanto le proprie carriere. Perché l'essere umano, poi l'essere umano, questo, che era la capacità di Sciascia, ecco, di se, trovare non solo il filo politico, ma anche la natura dell'uomo. Se l'avessimo ascoltato 30 anni fa, forse non avremmo avuto i casi Saguto, Montante, non avremmo avuto Palamara al CSM. E allora mi interessava dire che Sciascia non è soltanto l'onorevole del 66 o qualcosa di antico, ma può essere utilizzato come una lente di ingrandimento per i giovani, per guardare i problemi di oggi e affrontarli con spirito critico. Il punto debole dell'Andrangheta. Forse una certa cultura che si sta diffondendo tra le famiglie. Ci sono dei risultati straordinari ultimamente da parte della Procura dei Minori di Reggio. In qualche modo cominciano ad esserci diverse famiglie, diverse madri soprattutto, che sono cresciute in un ambiente di 'ndrangheta, che chiedono alla Procura dei Minori di sottrarre i figli e di avviare un percorso che è quasi simile a quello di deradicalizzazione, come si farebbe con un terrorista. Sempre dalle donne si parte. Antonio Talia, Statale 106, Felice Cavallaro, Sciascia l'eretico, grazie di essere stati con noi. Torniamo a Gianni Gnocchi.